Buongiorno a tutti e benvenuti. Grazie della partecipazione a questo bel webinar. Mi presento, sono Giorgio Garzino e mi occupo di formazione per quanto riguarda il catalogo Urmet. Questo è l'ultimo webinar del 2021, quindi parleremo della pulsantiera Micra, quindi anche legata al sistema TwoVoice. Prima di iniziare, però, alcune informazioni sul funzionamento dell'applicativo da cui ci state seguendo, quindi il GoToWebinar. È un applicativo attraverso il quale potete anche formularci delle domande. Per chi ci segue da PC potrà inoltrarci le domande dalla sezione domande della dashboard sulla destra. Per chi invece è collegato da tablet o smartphone è sufficiente cliccare sul punto interrogativo e formulare la propria domanda. Cercheremo di rispondere se riusciamo in serata, se no nel giorno successivo sicuramente vi daremo riscontro. Un'ultima informazione, anche abbiamo messo a disposizione durante questo webinar la possibilità di scaricare la documentazione che sarebbe la presentazione di cui che utilizzeremo con della documentazione che sicuramente sarà utile magari per approfondire alcune cose che magari non si riesce a seguire correttamente. Formuleremo anche qualche semplice questionario in cui siete invitati a rispondere selezionando un'unica risposta che ritenete più consona insomma, al vostro stato. C'è un grande numero di partecipanti, quindi è anche un'ora abbastanza ancora di punta. Quindi, in caso di disconnessioni improvvise dovute all'alta partecipazione, è sufficiente cliccare nuovamente sul link che avete ricevuto e sarete nuovamente reintrodotti al webinar. Quindi, è proprio perché è un webinar dal vivo. Allora, durante questo webinar sarò accompagnato durante la presentazione da un collega, Francesco Pennetta. Buongiorno, Francesco. Sì, diciamo buonasera Giorgio, visto l'orario. Ormai Buonasera a direi. te, buonasera a tutti gli installatori che ci seguono. Che faccio? Mi presento anch'io? Perfetto, a questo Ok. punto sì, direi che a questo, siamo. Non ti, io non ti vedo, sì, ok, perfetto, sei inserito, quindi ti vedono. Direi che ti posso passare la parola per approfondire qualche aspetto. Sì, buonasera a tutti, io sono Francesco Pennetta e sono un consulente tecnico commerciale, mi occupo insieme ad altri colleghi delle regioni Abruzzo e Molise e oggi insieme a Giorgio vedremo una gamma di pulsantiere che è molto comoda a livello installativo in alcune applicazioni. Prima di passare all'illustrazione di questo prodotto, vi ricordo che per tutto quest'anno c'è stata un'iniziativa dove Urmet premia gli installatori sull'acquisto dei prodotti che sono selezionati con il bollino Urmet Premiati. Il meccanismo è molto semplice, basta acquistare questi prodotti. All'interno c'è un foglietto con un bollino, un QR code, che va scansionato per mezzo di un'app che appunto si chiama Urmet Premiati, disponibile sugli store iPhone e Google, e in base agli scaglioni di punti che accumulate ci sono dei premi che potete ordinare e comodamente vengono gratuitamente recapitati presso l'indirizzo. Scusate. E che altro? Perfetto. Possiamo Direi, ok. andare avanti? Ok. Prima però di fare questa slide del TwoVoice, vogliamo lanciare un sondaggio, Direi Giorgio? di sì, direi che è il caso, almeno per capire chi ci conosce e quanto ci conosce. Quindi, Lo vedo il sulla sondaggio che pressione. vi proponiamo è: hai già installato o utilizzato il sistema Urmet TwoVoice? Le selezioni sono sì, no o qualche volta, molto semplice, un sondaggio conoscitivo, vi diamo il tempo di selezionare la risposta corretta, in circa una decina di secondi, vista la semplicità della domanda, così commentiamo poi insieme i risultati che avrete selezionato. Che dici, Giorgio, possiamo Direi terminare? che la maggior parte ha già votato, sì. Mostro Sì, molto il bene. sondaggio, vedo il risultato. Un attimo di suspense. Oh, abbiamo un 75% di persone che hanno, di installatori che hanno utilizzato il sistema TwoVoice, un 15% no e qualche volta il 10%. Molto bene, oggi toccheremo
sia per chi ha installato il sistema To Voice, ma anche per chi non ha installato il sistema To Voice, degli argomenti che non sono solo commerciali, ma che sono tecnici, che sono quello che voi ci raccontate di questo sistema, e in abbinamento anche al discorso della gamma di pulsantiere Micra, che vedremo, sarà spero molto interessante. Ecco qui. Allora, diciamo una piccola introduzione che vi faccio per poi lasciare la parola a Giorgio, che entrerà in maniera più approfondita sulle dinamiche di prodotto. Qui noi vi vogliamo semplicemente dire che il sistema videocitofonico Urmet è un marchio conosciutissimo dal 1937, che è un'azienda che il suo core business è fondato sui sistemi videocitofonici e citofonici. Oggi possiamo dire tranquillamente che è l'unica azienda che un videocitofono degli anni 70 ancora oggi è possibile sostituirlo. E questo non è una cosa che fanno tutti. In particolare, uno dei sistemi, il sistema principe di Urmet è il sistema To Voice, che è in produzione dal 2009, quindi insomma ha superato anche il decennio. È un sistema in continua evoluzione, un sistema che permette ha tanti vantaggi. Quello più apprezzato da voi installatori è quello di poter riutilizzare i cavi esistenti, ma non in maniera così a chiacchiere, ma Urmet proprio indica sui libretti di sistema le distanze certificate con l'utilizzo di cavo diverso da quello Urmet. Un sistema a due fili, poi più avanti approfondiremo tutte le caratteristiche salienti di questo sistema. Andiamo avanti, ti lascio la parola a Giorgio. Sì, grazie, grazie Francesco, grazie dell'introduzione. Quindi entriamo un attimino nel vivo per vedere anche un paio di caratteristiche che ormai non sono più solo caratteristiche, funzioni, ma sono diventate proprio parti integranti del sistema. Il sistema To Voice, come ha detto giustamente Francesco, è un sistema che permette di spaziare dalla piccola villa al grande complesso, proprio per la molteplicità di pulsantiere esistenti all'interno del catalogo e per la tipologia di prodotto. Non richiedendo un cavo dedicato in determinate condizioni, è il sistema ideale per le ristrutturazioni e in più introduce quindi una facilità di installazione, okay, che vedremo anche insieme, e soprattutto di programmazione, quindi che si traduce in vantaggi in termini di risparmio anche per l'installatore stesso e di usufruire di determinate caratteristiche innovative per quanto riguarda il nostro utente finale. All'interno del sistema To Voice, okay, abbiamo la possibilità di usufruire di tutta una serie di caratteristiche che vanno dalle funzioni di intercomunicante tra appartamenti, centralino, videosorveglianza, ma laddove stiamo puntando molto ed è diventato proprio una caratteristica non più del singolo dispositivo, ma del sistema, è la funzione Call Me, ossia la possibilità, quindi l'applicazione che è stata pensata per dare la possibilità all'utente finale di rispondere direttamente dal suo smartphone o tablet a una chiamata proveniente dalla pulsantiera, quindi una chiamata videocitofonica. Quindi arriverà la chiamata, il nostro apparecchio, il nostro citofono suonerà all'interno dell'appartamento, contemporaneamente anche il nostro smartphone ci indicherà la chiamata e avremo la possibilità, ancora prima di rispondere, di vedere chi è dall'altra parte della telecamera e a quel punto decidere se rispondere, aprire un varco o due varchi, quindi in tutta assoluta tranquillità. Inoltre, sempre il sistema Call Me ci dà la possibilità di avere un'unica applicazione che gestisce più impianti, quindi avendo casa al mare, casa in montagna, un'unica applicazione, sappiamo da dove proviene la chiamata in corso. Tra le funzioni del sistema To Voice, che quindi vengono poi dopo chiaramente applicate e migliorate ulteriormente nella gamma di pulsantiere Micra, abbiamo le classiche funzioni intercomunicante, ossia la possibilità di intercomunicare, quindi comunicare all'interno dell'appartamento. Ricordo che abbiamo fino a quattro dispositivi appartamento misti tra citofono e videocitofoni, varie possibilità di collegamento, quindi da distributore in collegamento entra-esci, quindi assolutamente libertà. Introduciamo con il nuovo centralino di portineria in base touch, proprio appena uscito sul mercato, la possibilità di rispondere da un terminale e quindi fare le classiche funzioni di portineria, giorno e notte, intercettare le chiamate o semplicemente dar la possibilità a una persona di ricevere le chiamate dagli utenti, quindi liberamente.
introduciamo poi anche che cosa? L'integrazione della videosorveglianza, quindi oltre alle classiche funzioni di vedere la pulsantiera, quindi la telecamera integrata, possiamo aggiungere anche telecamere sparse lungo l'impianto e senza aggiungere dispositivi extra, la possibilità di vederlo direttamente sul nostro terminale videocitofonico. Tra particolare sensibilità anche sulle funzioni di sicurezza, quindi abbiamo la possibilità di attivare la funzione di verifica porta aperta, quindi se il visitatore che è entrato non si è chiuso la porta dietro, avremo sul monitor stato chiamato un'indicazione luminosa che attesta che la porta non è stata chiusa, quindi sicurezza. In ogni pulsantiera del sistema TwoVoice abbiamo la possibilità di gestire anche un secondo ingresso, quindi oltre all'uscita 12 volte per un classico pedonale, abbiamo anche un contatto pulito per passocarraio, per l'irrigazione, insomma un contatto pulito da utilizzare come più ci serve. Laddove un secondo contatto non è sufficiente, abbiamo la possibilità di, per avere servizi supplementari, di aggiungere delle decodifiche speciali, quindi piazzare all'interno del nostro impianto TwoVoice delle decodifiche che ci permettono di recuperare un contatto in scambio. A questo punto aggiungere ulteriori varchi, accendere, insomma, azionare degli attuatori o semplicemente attivare l'irrigazione del giardino. Ogni apparecchio interno permette di effettuare una selezione dei toni, quindi abbiamo 5 melodie precaricate all'interno del nostro videocitofono, con la possibilità di differenziazione della chiamata. Quindi, anche se non siamo davanti all'apparecchio, semplicemente dal tipo di suono che ci arriva, siamo in grado di capire se la chiamata arriva dalla pulsantiera, dalla pianerottolo o semplicemente da una chiamata intercomunicante. L'integrazione dei sistemi avviene anche attraverso cosa? L'interfacciamento con sistemi PABX, quindi aggiungendo un'interfaccia abbiamo la possibilità di dirottare la chiamata videocitofonica, in questo caso audio, anche su un apparecchio wireless, quindi andare in giro per casa o per l'ufficio con un semplice apparecchio, quindi integrazione. Questo per dire che il sistema TwoVoice ormai permette l'integrazione di funzioni e servizi creando un ecosistema completo, spaziando, come vedete, fra le varie possibilità caratteristiche all'interno dell'ambito videocitofonico e non solo, quindi abbracciando sicurezza, antintrusione e quant'altro. Vediamo un attimino di entrare nel vivo della presentazione. Quindi, sempre riguardo il sistema TwoVoice, abbiamo la possibilità di scegliere tra un'ampia gamma di pulsantiere. Ce ne sono un po' per tutti i gusti, per tutte le necessità. Spaziamo dall'ultima uscita, che è la gamma Alpha, che è disponibile sia nella versione nera che colorazione bianca, sia tasti che alfanumerica, per poi spaziare a ciò che ci offre sempre il catalogo Urmet, quindi la Synthesis Steel per quelle caratteristiche notoriamente antivandalo, pulsantiere compatte di alto profilo che sono la gamma Electa Glass, quindi in vetro e in acciaio, steel, la pulsantiera sempre verde modulare, la Synthesis S2, fino ad arrivare a delle pulsantiere personalizzabili sia a livello di forma e di colore della serie Prodel, che sono praticamente delle forme che possiamo adattare magari su scatole in casso preesistenti e hanno un trattamento più di anticorrosione. Ma dove abbiamo incentrato la presentazione webinar di oggi è riguardo alla ga nuova gamma di pulsantiere Micra. Sì, A Francesco, questo dimmi pure. punto, lancerei il secondo sondaggio di questo webinar, dove andiamo Assolutamente. a un altro sondaggio conoscitivo, per capire la platea se ha utilizzato o meno le pulsantiere Micra. Io aggiungerei solamente, prima di leggere le semplicissime risposte, chiediamo a voi installatori se avete utilizzato Micra in generale, quindi anche la Micra, la prima serie di Micra che 10 anni fa è uscita sul mercato. Questa che oggi presentiamo è una evoluzione della, chiamiamola così, vecchia Micra. Quindi conosci o utilizzi la gamma di pulsantiere Micra? Risposta sì, no, oppure sì, ma, non ho, ma ho solo installato qualche kit. Quindi selezionate pure la risposta, vediamo, ecco, qualche secondo per selezionarla. Dimmi tu, Giorgio, se Direi che hanno già votato, possiamo sono. vedere i risultati. Ok, allora vediamo subito i risultati. Ok, c'è una delle risposte omogenee, sì al 42%, no il 26%, sì, ma ho usato solo qualche kit. Il 32%. Molto bene, vuol dire che questo webinar che andiamo adesso a sviscerare da qui in poi, parlando proprio di Micra,
vi sarà sicuramente molto utile per capire come questo prodotto può aiutarvi in determinate applicazioni installative. Quindi, Grazie Francesco, direi che cominciamo a entrare un attimino nel dettaglio. Quindi il webinar di oggi verte su cosa? Su, come dice giustamente Francesco, sull'evoluzione della Micra. Quindi una pulsantiera che è nata nelle prime versioni una decina d'anni fa, siamo già arrivati a una seconda versione con ulteriori evoluzioni e vediamo un attimino per chi non le conosce cos'è Micra. Micra ormai sta diventando una gamma di pulsantiere, sono pulsantiere antibandolo con frontale in zama, quindi estremamente resistenti. Agli agenti sia atmosferici che agli urti, quindi vedremo dopo che hanno anche un alto grado di resistenza all'atto vandalico. Sono dotate di telecamera grandangolare, quindi permettendo una visione molto ampia. Alcune versioni, come vedremo, che è una novità, l'ultima presentata sul mercato per quanto riguarda Micra, è la tastiera retroilluminata, quindi il cartellino digitale, ok, anche con display a colori. Fino ad arrivare nelle versioni monobifamiliari anche con segnalazioni di DA per insomma deboli di udito, audio lesi. Vediamo un attimino. La gamma di pulsantiere, ok, si suddivide nella Micra 2, sono pulsantiere monobifamiliari, quindi hanno il codice 1784 che è ormai identificativo della gamma, barra 1 un tasto di chiamato, barra 2 due tasti. La versione Micra Plus, ok, che è una versione barra 3, 1784, barra 3 che ha fino a 4 tasti di chiamata e non abbiamo più bisogno di cartellini portanome, in quanto è un cartellino interamente digitale. Fino ad arrivare al top di gamma, quella più completa, che è la Micra Digital, la 1784 barra 4, che è una pulsantiera che permette di gestire fino a 32 utenti e tutto questo, la programmazione e la gestione avviene semplicemente attraverso smartphone, tablet o PC. Dopo vedremo nel dettaglio un attimino di approfondire perché è sicuramente l'aspetto plus di questa gamma. Vediamo un attimino alcune caratteristiche per quanto riguarda la Micra 2, ok? Ha un alto grado di protezione IP55, quindi resistente a polveri liquidi, e K07, quindi per quanto riguarda una pulsantiera ha un buon rapporto di resistenza all'atto vandalico. È disponibile in due versioni, ha un tasto e due tasti di chiamata, dove vediamo che il pulsante è dettamente staccato dalla parte di portanome. Per quanto riguarda poi nella versione monofamiliare, sono anche disponibili dei LED DDA che identificano che cosa? Lo stato della pulsantiera. Chiamata in corso, audio attivato e apriporta disponibile. Questo nella versione monofamiliare. La parte di telecamera è una telecamera, come vedete, grandangolare, con apertura di 100 gradi sul verticale e 113 sull'orizzontale, quindi permette un'ampia regolazione, gestione di due varchi pedonale e carraio, predisposta per ILA, quindi dispositivo per audio lesi, ed è una dimensione estremamente compatta, quindi come vedete a livello di larghezze è larga solamente 10 cm, che è la larghezza che ci permette di installarla anche sul classico montantino. È in versione appoggio muro, ma può essere anche installata in incasso grazie all'adattatore 1723 barra 50. Ecco Quindi, Giorgio, sì. intervengo solo per dire, questa è una gamma che è nata più di 10 anni fa, la Micra, questa che oggi presentiamo è la versione 2, proprio per l'installazione del paletto da 10 centimetri, è giusto? Assolutamente sì. Molto bene. È chiaro che questo tipo di pulsantiera all'inizio è stata molto apprezzata dal punto di vista installativo per la sua, diciamo, per le sue caratteristiche, anche per la forma estetica che era innovativa, però molti installatori lamentavano, sicuramente adesso, con questo tipo di prodotto c'è stata un'evoluzione, lamentavano alcune pecche, chiamiamole così. Per esempio, la telecamera della Micra della prima serie non era grandangolare e non era orientabile. Qui invece abbiamo introdotto appunto la telecamera grandangolare che per installazioni anche critiche con una pulsantiera installata molto bassa, addirittura si parla di 1,30 m, 1,40 m, riusciamo a inquadrare il volto di una persona alta nella media, insomma. E per un altro, la principale caratteristica che l'installatore lamentava era il discorso relativo al tasto. Il tasto della Micra, adesso ve lo faccio anche vedere così
solo per questa Ah, è la grande. micra. Eh sì, facciamo una cosa in diretta. Questa è Bello. la micra prima serie, non so se si vede. Aspetta che forse ho disattivato il video. Sì, non ti vediamo più. Scusate, Ok. questa è la micra nella prima serie che ha il tasto di plastica basculante sinistra-destra. Ecco, il vantaggio di questo prodotto era che con una sola pulsantiera riuscivo a fare la singola chiamata e la doppia chiamata, però questo pulsante poi aveva delle criticità perché l'utente che andava a premere al centro non faceva partire la chiamata perché i punti di pressione erano a sinistra e a destra. Con l'introduzione della gamma Micra 2, il pulsante diventa fisico e questo abbiamo visto che è apprezzato, molto più apprezzato rispetto a prima. Perdiamo il vantaggio di avere con un solo prodotto, diciamo, la possibilità di fare una chiamata e due chiamate, anche se poi vedremo che con la versione a due tasti sarà possibile gestire anche una sola chiamata, ma non vi anticipo nulla perché lo vediamo tra poco. Grazie, grazie Oltre, Francesco. attenzione al grado IP55, che è un grado io vorrei un attimo l'attenzione su questo tipo di caratteristica tecnica del prodotto, perché avere una pulsantiera IP55 non è proprio una cosa normale, soprattutto su una gamma di pulsantiere che vengono vendute tramite i kit monofamiliari e bifamiliari. Quindi a livello qualitativo e a livello anche proprio costruttivo è un prodotto fatto molto bene. Vi invito anche ad acquistarlo, a provarlo perché ne vale sicuramente la pena. Ti lascio la parola a Giorgio. Grazie, grazie Francesco. Giuste considerazioni, almeno avere un raffronto tra la gamma precedente e l'attuale. Si apprezzano di più l'innovazione e l'impegno che ci abbiamo messo per insomma, ascoltare le voci degli installatori e quindi migliorare ulteriormente. Proseguendo, per quanto riguarda invece la versione pulsantiera Micra Plus, in questo caso aumentiamo ulteriormente il grado di protezione. Quindi arriviamo fino all'IP65, che praticamente per una pulsantiera la possiamo considerare stagna. Grado di protezione K07, quindi sempre molto resistente, dotata di quattro pulsanti di chiamata con i nominativi ben evidenziati su un display. Qui abbiamo a disposizione un display a colori, okay, che visualizza direttamente il nominativo. Quindi non dimentichiamo, quindi aboliamo i cartellini portanome da stampare e da serigrafare, ma semplicemente andiamo a inserirli, poi vedremo, vi faremo vedere proprio, apprezzare la metodologia con cui abbiamo studiato, pensato questo prodotto. Quindi direttamente da cellulare. Abbiamo la possibilità anche qui di attivare anche messaggi vocali, quindi anche per portatori di handicap che non hanno la possibilità di vedere lo stato, avremo un messaggio vocale che ci identifica, ci dice la chiamata effettuata, audio disponibile oppure porta aperta. Dotata di wifi interno, quindi come la gamma di pulsantiere modulari della serie Alfa, per chi magari le conosce, ha un web server interno. Quindi questo web server, una volta attivato, permette di generare una rete wifi per la configurazione. Come tutte le gamme di pulsantiere Two Voice, è dotato di una gestione di un barco pedonale e un barco carrello. Telecamera grandangolare ormai di serie su tutta la serie Micra. Oltretutto, abbiamo inserito anche una cosa molto carina, un sensore di prossimità. Quindi avremo che la nostra pulsantiera si presenta con display spento, nel momento in cui arriviamo in prossimità si accende evidenziando i nomi, creando un effetto scenico, a mio avviso, molto, molto carino e apprezzato dall'utente finale. Per quanto riguarda poi invece la versione digitale, abbiamo la pulsantiera Micra Digital, il 1784/4, sempre IP65 e K07 come grado di protezione e di resistenza. In questo caso abbiamo un display a colori che permette di guidare l'utente alla scelta, quindi selezione della rubrica, gestire fino a 32 nominativi, anch'esse dotate di sensore di prossimità. La possibilità di attivare messaggi vocali e, come la sorellina più piccola di quattro chiamate, la possibilità di essere programmate direttamente in modalità Wi-Fi. Due varchi, pedonale carrello, quindi significa uscita 12 volt e contatto pulito, e telecamera sempre grandangolare. Quindi Scusami estremamente Giorgio, gratificante. se faccio un piccolo intervento su questo tipo di prodotto Assolutamente. per rafforzare la tua spiegazione, è una pulsantiera che diciamo, risolve il problema della chiamata a codice, perché questa non è una pulsantiera con chiamata a codice, ma bensì, come si vede nella slide,
L'utente deve semplicemente, tramite la freccia in alto e in basso, andare a scorrere la rubrica, appariranno tutti quanti i nomi, ovviamente limitata a 32 utenti per evitare che ci voglia molto tempo per scorrere i nomi. Se immaginiamo 100 utenti, è un tipo di scorrimento improponibile, però per applicazioni 10-20 utenti. È una pulsantiera molto compatta che anche rende più economico l'impianto, se vogliamo, perché abbiamo un unico prodotto, lo destiniamo sul paletto, sul muro, e permette appunto con due passaggi, quindi la selezione del nome e la pressione del tasto con il telefono, di effettuare una chiamata videocitofonica. È un prodotto un po' che Urmet ha inventato, innovativo. Fino adesso, fino ad oggi, siamo stati abituati a vedere delle pulsantiere con il tasto fisico di chiamata oppure le pulsantiere con la chiamata con il codice. Questa è una pulsantiera diversa, una pulsantiera che vi permette di una pulsantiera con rubrica a scorrimento. Appunto, ripeto, limitata a 32 utenti, però io ho visto che in applicazioni per 10-15 utenti è simpatica ed è molto apprezzata. Ti lascio la parola a Giorgio. Grazie Francesco, perfetto. A questo punto direi di vedere quali sono gli accessori che sono comuni a entrambe le pulsantiere, sia nelle versioni a tasti e display, quindi tutta la gamma Micra. Abbiamo la possibilità di utilizzare un modulino che svolge una doppia funzione, che sarebbe il 1784/45. Come magari avrete già capito dall'indicazione, è un modulino che è un lettore di prossimità, quindi permette di utilizzare delle chiavettine MyFair per che cosa? Aprire una porta, quindi azionare un varco. Contemporaneamente, però, da questo simboletto qua è dotato di un'antenna induzione che permette una miglior audio ai portatori di apparecchio acustico con funzione T. Abbiamo la possibilità, aggiungendo questo dispositivo, che in realtà può funzionare sia in modalità standalone che in modalità integrata nella Micra, di un ingresso e un'uscita. Secondo codice, vedremo poi dopo che una tastierina, in questo caso di controllo accessi, quindi dedicata anch'essa all'apertura di un varco, due, in questo caso fino a due varchi distinti, quindi abbiamo due relè, con la digitazione di un codice. In questo caso abbiamo la possibilità di gestire fino a tre ingressi, tre modalità di ingresso, ok, e due modalità di uscita. Quindi contatto apriporta per uscire oppure inserendolo all'interno di un modulo orario. Vediamo un attimino il modulo IRA. Come vedete ha le stesse dimensioni estetiche presenti della gamma Micra. Quindi può essere posizionato in abbinamento a Micra nella parte sottostante, quindi sia nella versione a un tasto, due tasti, la versione alfanumerica, e permette a chi è portatore di apparecchio acustico, ok, con la funzione T, di udire meglio l'audio generato dalla pulsantiera. Mentre per quanto riguarda il tag, abbiamo la possibilità di gestire fino a 2000 chiavi, quindi gestione dell'apriporta, dotato di ingresso e uscita, e se utilizzato quindi come modulo apertura, necessita un'alimentazione 12 volt, quindi dedicata per l'apertura della porta e il funzionamento del sistema. Adesso vediamo invece il secondo accessorio, che è la tastierina a codice, possiamo chiamarlo comunemente modulo per controllo accessi. Lo vedete che è anch'esso in appoggio parete, semplicissimo a livello di settaggio e installazione, posizionabile come l'altro accessorio direttamente anche al di sotto della pulsantiera. Permette che cosa? Di gestire dei relè in modalità come monostabile e bistabile, quindi può essere utilizzato anche in un ingresso fascia oraria, quindi dove è possibile utilizzare un determinato codice solamente se è stato, tra virgolette, abilitato in quelle fasce orarie. Possiamo gestire anche la chiusura del contatto relè in modalità programmabile, da un minimo di 200 millisecondi, quindi quasi impulsivo, fino a un massimo di 99 secondi. Possiamo inserire fino a 22 codici memorizzabili e utilizzare i tre ingressi, come dicevamo prima, comando manuale, due comandi manuale e un orario, e le due uscite relè, anche se necessita di alimentazione 12 volt, sia continua che alternata, quindi sia un trasformatore che un alimentatore. Vediamo un attimino un'altra cosa molto interessante, ecco, secondo me. Ok, abbiamo introdotto una serie di caratteristiche, di funzioni, ma come si programma alla fine una pulsantiera Micra? In maniera molto semplice. Una cosa da ricordarsi, che a questo punto diventerà proprio molto semplice a farlo, è che per installazioni con una sola pulsantiera, quindi una pulsantiera con la colonna montante, non è assolutamente necessaria alcuna configurazione. Quindi io prendo la pulsantiera a uno o due tasti, la collego e è già pronta all'uso. L'unica cosa che dovremmo fare è che cosa? È programmare e configurare i posti interni.
Notoriamente la nostra pulsantiera esce già configurata per chiamare il tasto 0, quindi appartamento 0, appartamento 1. Ma come aveva giustamente anticipato Francesco, per magari questioni di necessità, perché avevamo preso un kit in offerta o era un'installazione mono bifamiliare, possiamo far sì che entrambi i tasti chiamino lo stesso appartamento. Immaginiamo una villetta monofamiliare dove ci sono i nominativi molto lunghi, marito e moglie, possiamo inserire il nome e cognome del marito, nome e cognome della moglie, ampio spazio, e far sì che indipendentemente dal tasto che premiamo, chiamiamo lo stesso appartamento, l'unico che esiste, quindi in maniera molto semplice. Vediamo un attimino invece quando dobbiamo programmare la pulsantiera micra. Quindi, perché in alcuni casi, se abbiamo più ingressi, oppure se vogliamo usufruire di più funzioni particolari in termini di comodità e di sicurezza, una serie di parametri possiamo fare. Vediamo un attimino. Aprendo la pulsantiera, cosa troviamo? Troviamo una serie di dip switch. Troviamo per l'esattezza tre dip switch, SV4, SV3, SV2 e un rotary trimmer, quindi un trimmerino. Cosa ci permette di fare? Il posizionamento di questi dip switch secondo una determinata sequenza? Vediamolo insieme. Con il display switch SV4 ci permette di dire che cosa? Se la pulsantiera è di tipo principale secondaria, il fatto già di chiamarla principale secondaria permette che cosa? Che l'apparecchio interno, quindi il videocitofono, suoni in maniera diversa a seconda se la chiamata arriva dalla principale o dalla secondaria. Io potrei avere più pulsantiere principali, più pulsantiere secondarie e per questo motivo io posso avere secondaria 0 e secondaria 1. Posso effettuare una gestione proprio personalizzata della apriporta, ossia sempre disponibile, quindi apriporta libero, quindi so che alle 17:30 mia moglie arriva a casa, premo il tasto chiave e apro la porta. Oppure posso attivare la funzione di sicurezza sotto segreto che solamente se mi è arrivata una chiamata, quindi il mio videocitofono si è acceso, apre la porta. Posso inserire una serie di interruzioni, ossia posso dare la priorità che la chiamata dall'esterno stacchi un'eventuale intercomunicazione, quindi cosa significa? Magari io ho due monitor all'interno dell'appartamento, stanno parlando fra di loro, semplicemente con l'interruzione abilitandola do la priorità alla chiamata dall'esterno. Posso attivare o meno l'accensione dei LED di illuminazione che sono posti attorno, anche perché magari se so la posizione in ambiente già sufficientemente illuminato o magari in ospedale dove non voglio disturbare, posso disattivare l'accensore dei LED. E soprattutto posso scegliere se il numero di utenti è monofamiliare o bifamiliare, quindi permette di giocare quella funzione che ha anticipato prima anche Francesco. Il secondo deep switch invece l'SV3 mi permette che cosa? Di dare un nome alla pulsantiera. Nel caso in cui io ne ho una, due, ne ho una serie, ognuna di esse avrà un identificativo. Io ne posso inserire all'interno di un sistema fino a un totale di 32, da 0 a 31. Terzo deep switch, vado ad inserire ulteriori funzioni, quindi posso diciamo abilitare il tempo della apriporta, che può essere una scarica di un secondo, in questo caso capacitiva, oppure in caso di serrature di sicurezza a mantenimento, posso far sì che il comando apriporta perduri per dei tempi di 3 secondi, 6 secondi, 9 secondi, dove avviene lo sgancio del nottolino. Passato questo sgancio, o questo tempo, il nottolino si riblocca e quindi a questo punto offriamo sicurezza. Una serie di funzioni aggiuntive sono la possibilità di inibire o meno l'autoinserzione, quindi dare la possibilità all'utente finale di scegliere se far sì che lui può accendersi il videocitofono anche senza chiamata esterna, oppure questa funzione non è disponibile per questioni magari di privacy. Ho la possibilità o meno di abilitare lo stato porta, quindi il fatto che mi visualizza un LED acceso sul monitor interno per indicare che chi è il visitatore che è arrivato non ha chiuso il cancelletto, fino ad arrivare a un solo prodotto, quindi ottimizzazione di gamma per mercati a 50 Hz o 60 Hz. Infine, con il rotary trimmer, ok, l'SV1, andiamo a dire che cosa? La posizione di questo trimmer indica quanto tempo ho a disposizione per comunicare prima che un'eventuale altra chiamata mi interrompa. Molto utile laddove io ho due pulsantiere, ok, un ingresso principale e un ingresso secondario. Voglio far sì che non si rubino, tra virgolette, la comunicazione o uno mandi inoccupato troppo per troppo tempo la seconda, imposto un tempo di conversazione entro il quale non può essere interrotto. Quindi in maniera molto semplice. Quindi pochi passaggi, estrema Scusa, facilità e Giorgio. diversità di impostazioni. Sì, Francesco, dimmi pure. Intervengo solo così per porre l'accento su una caratteristica. Tutte le impostazioni che Giorgio vi ha appena illustrato, in realtà sono delle caratteristiche non propriamente della pulsantiera Micra, ma del sistema TwoVoice. È il sistema TwoVoice che vi permette di gestire i tempi di conversazione garantita, l'interruzione. Immaginiamo dei complessi, beh, parlando adesso di Micra, immaginiamo un complesso di villette, no? Per comodità, perché è una pulsantiera mono bifamiliare per pochi utenti. 10 villette,
Ogni villetta ha la sua pulsantiera ad una chiamata e queste 10 villette vengono chiamate da due pulsanti, da due varchi, due ingressi, diciamo, chiamiamoli così, condominiali, a 10 chiamate. Ok, ovviamente nel caso delle 10 chiamate potremmo utilizzare la micra digital, quella con la rubrica scorrimento, oppure possiamo utilizzare anche una delle pulsantiere che prima abbiamo visto, potrebbe essere alfa, potrebbe essere una pulsantiera tonata e quant'altro. Il fatto di poter impostare questi tempi è fondamentale laddove l'impianto ha un'estensione maggiore. Immaginiamo che all'interno di una villetta stanno facendo una chiamata intercomunicante tra la taverna e il primo piano e noi gli diamo un tempo di conversazione garantita, per esempio 10 secondi, 20 secondi, per dire è pronta la cena, vieni, oppure se la conversazione perdura. Nel momento in cui arriva una chiamata videocitofonica, passato questo tempo di conversazione garantita, viene appunto terminata la chiamata e viene data priorità al posto esterno. Ma questo tempo di conversazione garantita ancora di più è utile nei grossi complessi, anche quando, per esempio, immaginiamo sempre queste 10 villette, faccio una chiamata da un varco a 10 chiamate, ok? Parte la chiamata, entro in conversazione. Dall'altra parte del gruppo di villette avviene un'altra chiamata. Ecco, io per 10 secondi o 20 secondi, il tempo che dedico, garantisco la conversazione tra quella pulsantiera e quell'utente, però se, dopo questo tempo, se arriva un'altra chiamata da un'altra parte, io la faccio cadere. E questa è una funzione importante che il sistema to voice permette di configurare, soprattutto appunto quando l'impianto è più esteso. Vai, Giorgio. Grazie Francesco, perfetto. Vediamo un attimino invece dove sfruttiamo al massimo la parte tecnologica. In questo caso vedremo come programmare che cosa? Le pulsantiere Micra Plus e Digital. Plus la versione a quattro tasti e Digital la rubrica dotata di rubrica scorrimento. Una cosa molto importante è che la configurazione avviene senza aprire la pulsantiera. Come entriamo in configurazione? Andiamo a premere in contemporanea il primo e secondo tasto per 3 secondi. Nel momento in cui andiamo a premere, sul display viene visualizzato che cosa? La possibilità di inserire la password. Quindi per inserire anche solo il nominativo, dobbiamo conoscere la password. La password di fabbrica è l'anno di fondazione della URMET, sono obbligato a conoscerlo, che è 1937. Quindi noi andremo a inserire 1937. Nel momento in cui lo inseriamo, automaticamente attiviamo che cosa? Attiviamo l'hotspot, quindi la modalità della pulsantiera diventa un accesso wifi, comincia a generare una rete wifi visibile. Da questo momento in poi, utilizzando quindi un dispositivo che è in grado di leggere reti, possiamo collegarci e quindi effettuare le programmazioni, le personalizzazioni a nostro piacimento. Vediamolo insieme. In questo caso la nostra pulsantiera comincia a generare una rete wifi, che nel caso della versione a quattro tasti si chiama, vi sarà proprio visualizzata così la rete wifi URMET 1784 barra underscore 3, nel caso della versione digital 1784 barra 4. Noi cosa facciamo? Prendiamo un cellulare e a questo punto attiviamo il wifi, andiamo a collegarci direttamente. Ricordo che la rete wifi è una rete direct, quindi cosa significa? Che possiamo collegarci con un solo dispositivo per volta e non è necessaria la password. Quindi in questo momento, quando abbiamo attivata con il cellulare, nel momento stesso in cui noi l'attiviamo, vedremo anche sul display che da attesa di connessione, ok, passiamo utente connesso. Significa che c'è un cellulare, un PC direttamente collegato. A questo punto cosa facciamo? Apriamo un browser, qualunque, Chrome, e andiamo a digitare che cosa? Abbiamo due possibilità. O apriamo un browser e andiamo a digitare l'indirizzo con cui viene visto la pulsantiera, quindi tutte le pulsantiere, che siano Alfa, che siano Micra, nella versione con web server integrato, hanno un codice che è 100, un indirizzo specifico che è 192.168.4.1. Oppure possiamo fare anche una cosa più comoda. Non ce lo ricordiamo l'indirizzo. Cosa facciamo? Prendiamo sempre il cellulare. Dietro la pulsantiera noi abbiamo applicato che cosa? Un codice QR. Andiamo a puntare con un'applicazione, un QR code reader, un lettore di codice QR, questo codice QR. Questo codice QR traduce questa serie di puntini, che cosa? Nell'indirizzo che noi abbiamo digitato nel browser. Quindi a questo punto noi ci siamo collegati in wifi ed entriamo nella pagina web della pulsantiera stessa. Vediamo un attimino, magari sarebbe carino vederlo insieme.
questo punto cosa facciamo? Io prendo direttamente il mio cellulare, ok? Vediamo un attimino. Quindi ho installato un programmino che mi permette, ok, scusate un attimo, che è andato in sottofondo, ok. Bello della diretta, ok, perfetto. Ok, scusate, questo come si dice il bello della diretta, quindi il cavetto di connessione tra cellulare e PC si è scollegato. Perfetto, vediamo un attimino, configuriamo insieme la pulsantiera, attiviamo il softwareino. Ok, in questo caso io sto condividendo con voi il mio cellulare. Cosa possiamo fare? Vi faccio vedere innanzitutto la pulsantiera, quindi io ho attivato la mia telecamera, in questo caso io ho una pulsantiera sulla mia scrivania. La prima operazione che possiamo fare qual è? Quella che vi ho illustrato, quindi se io premo in contemporanea il primo e il secondo tasto, ok, per 3 secondi, vediamo che mi appare una nuova schermata. Premendo i tasti tante volte vado a inserire il codice che mi serve, 1, 1000, devo scrivere 900, quindi 19, premo tante volte fino a quando visualizzo il 9. Vado sul terzo, inserisco il 3, infine in fondo il 7, quindi vado a completare 1936. Ho sbagliato? Nessun problema, proseguo direttamente fino a quando mi arriva in una rubrica scroll. Ho inserito la password correttamente, ok, mi si genera la rete Wi-Fi, quindi la mia pulsantiera comincia a generare una rete Wi-Fi. Cosa faccio io a questo punto? Direttamente abbasso la rete Wi-Fi, attivo il Wi-Fi dal mio cellulare. Vedremo che la mia pulsantiera comincia a generare una rete Wi-Fi come vi ho indicato. Quindi URMET 1784 underscore 4. Ciclicco sopra e vado a collegarmi. Quindi sto creando un collegamento diretto tra pulsantiera e mio cellulare. Giustamente il mio cellulare mi dà un'informazione che non c'è nessun accesso a internet. Giustamente perché in realtà sono collegato con la pulsantiera. A questo punto cosa vado a fare? Mi dice utente connesso, apro un browser. Ok, come vedete, giustamente io avevo di default Google e vado a digitare che cosa? L'indirizzo che vi ho detto io prima, 192.168.4.1 e vado invio. In questo momento mi sto collegando, quindi sto creando direttamente un collegamento tra la pulsantiera e il mio cellulare. Quindi vado a caricare la pagina, dopo un attimo mi aprirà che cosa? Una serie di parametri. Come vedete che sono già entrato dentro perché ha già aperto questa pagina, mi dice il codice prodotto, come dicevo prima, 1784/4. Io a questo punto posso andare a che cosa? Personalizzare la mia pulsantiera. Posso andargli dire se è una pulsantiera principale o secondaria, cliccando direttamente sul cellulare. Nel caso che è principale, significa tendenzialmente che chiama tutti gli utenti dell'impianto. Posso andargli a impostare un codice della pulsantiera. Se ho più pulsantiere principali, avrò pulsantiera principale 0, principale 1, principale 2 e così via. Posso andare a scegliere una funzione di sicurezza, se il tipo di preporta deve essere legato al segreto oppure libero, quindi sempre disponibile o vincolata alla chiamata. Se l'audio, l'autoinserzione è interrompibile a seguito di chiamata esterna oppure no, e ho la possibilità di spaziare su che cosa? Tempo di apriporta garantito, quindi tutte quelle funzioni che vi ho elencato disponibili per Micra, che poi Francesco giustamente ha ribadito che appartengono al sistema Two Voice, le abbiamo riportato anche nella pulsantiera digitale. Ho anche la possibilità di quindi cambiare la lingua, in caso magari vado a installarlo in un'abitazione dove ci sono utenti stranieri o magari una vendita che abbiamo fatto all'estero, PAL NTSC, ho la possibilità di selezionare o meno lo stato porta se visibile o meno. Ho tutta una serie di funzioni, fra cui anche che cosa? La possibilità di abilitare l'assistente vocale, quindi chi mi guida, chiamate in corso o quant'altro. Proviamo ad abilitare, giusto per divertirci. Questo sono nella prima schermata che è impostazioni. Andando in basso su pulsanti, okay, posso andare a regolare, impostare che cosa? Dare un codice a ogni utente. Nel primo caso, ad esempio, io ho che l'appartamento abitato da Emanuela, posso andare a inserire normalmente il cognome, Emanuela Rossi, ad esempio, liberamente. In questo caso, Emanuela Rossi abita nell'appartamento 0, ma in realtà io potrei dire che questo Emanuele Rossi può essere una chiamata in appartamento oppure può essere che cosa? Una chiamata a un centralino di portineria, oppure non emetto Emanuele Rossi, metto
lucidare. A questo punto magari inserisco un relè digitale, quindi posso personalizzarlo liberamente. Come vedete, automaticamente vado a inserirlo. Posso andare a personalizzare il nome Francesco, Giorgio, e cosa posso andare a scegliere? Il numero di appartamento da selezionare in maniera totalmente libera. Anche Luigi Neri, come vedete, posso inserire un nominativo su una sola riga oppure inserire nome e cognome in maniera totalmente libera. Quindi posso dire a Giorgio, quale appartiene. Sì, dimmi Francesco. Posso farti una domanda così magari, ecco, se è semplice la sua, volentieri. Sì, vediamo, innanzitutto ti faccio i complimenti per questo live con il cellulare che hai organizzato, non era facile. Adesso che siamo in programmazione, la domanda che ti faccio è questa. Per esempio, Luigi Neri è un avvocato che ha il suo appartamento al piano, all'attico, mettiamola così, e poi ha lo studio al piano terra, lo studio Neri. È possibile, se l'avvocato chiede, sia se mi chiamano a casa, sia se mi chiamano allo studio, ricevere la chiamata su un solo videocitofono. È possibile fare questa assolutamente funzione? Sì, questa funzione l'abbiamo inserita a partire dalla gamma di pulsantiere alfa e l'abbiamo praticamente implementata, ulteriormente migliorata anche nella gamma micra. E cosa possiamo fare? Ad esempio, facciamo un secondo appartamento, in questo caso andiamo a inserire anziché il nome, quindi in questo caso lo studio, avvocato, avete detto avvocato? Avvocato Neri, ok? Sì, avvocato Neri o studio Neri, va bene. Perfetto, ok. Basta semplicemente andare nella terza colonna e andargli dire che praticamente anziché chiamare l'appartamento 5 che non è Neri, andiamo a selezionare lo stesso numero di appartamento che avevamo selezionato per Luigi Neri. Fatto questo, indipendentemente che loro vadano a selezionare Avvocato Neri o Luigi Neri, andranno a chiamare lo stesso appartamento, in maniera molto semplice. Ma questo potrebbe essere replicato anche per uno studio di avvocati, dove vogliamo dare a tutti il nominativo ben visibile, far vedere che magari la palazzina è ancora più importante di quanto è, possiamo dare più appartamenti lo stesso codice di utente, quindi in maniera totalmente semplice. Una volta fatto questo, quindi Avvocato Neri, Giorgio, ad esempio sono io, mi chiamo Giorgio Garzino, quindi giusto per far vedere che vado a personalizzare ulteriormente la pulsantiera, fatto le varie presentazioni, andiamo nell'ultimo menu a destra, che è trasferisci, andiamo a premere che cosa? Invia e chiudi. Come vedete, in maniera estremamente rapida, ho riversato la programmazione e l'ho memorizzata all'interno della pulsantiera. Vediamo se è vero quello che vi ho detto. Usciamo dalla modalità, tra virgolette, programmazione, riattivo la fotocamera e andiamo a vedere un attimino la mia pulsantiera. A prima vista sembra uguale, ma se io vado a scorrere, io vedo che appaiono direttamente i nominativi che ho inserito. Francesco, quindi riga unica, Giorgio Garzino, Luigi Neri, Avvocato Neri. Indipendentemente da ciò che vado a digitare, mi appaiono tutti i nominativi. Oltretutto, io ho abilitato anche un'altra funzione. La funzione vocale. In questo caso la mia simulazione prevede l'utilizzo solamente una pulsantiera, come vedete che il visitatore è stato guidato anche per dire la chiamata è stata effettuata. In questo caso non ha trovato l'utente perché l'utente non esiste. Nel caso avesse risposto avrebbe detto che l'audio è stato attivato e nel caso di apertura la porta è aperta. Quindi oltre all'indicazione a display me l'avrebbe detto anche in maniera vocale. Quindi questo è stato un live, è andato anche abbastanza bene. Era quello per farvi vedere che la programmazione è veramente semplice e nell'arco di pochi step o pochi passaggi abbiamo programmato una pulsantiera con X nominativi. Perfetto, io direi di chiudere e proseguire con la parte di programmazione. Ok, andiamo avanti. Vi faccio vedere un esempio di configurazione, nel senso quello che permette di fare la pulsantiera. O che dici Francesco, magari vediamo un attimino se sono stati attenti, lanciamo un qualche sondaggio. Sì, diciamo che l'ultimo sondaggio che lanciamo è proprio un test per la platea, per vedere un attimo se abbiamo, mettiamola così, se abbiamo spiegato bene le funzionalità del prodotto. La domanda che vi proponiamo è: cosa mi occorre per configurare una pulsantiera Micra Plus? Le selezioni sono, le voci sono parecchie, ti sei sbizzarrito Giorgio. Allora, sì, volevo mettere in difficoltà. Un PC con software dedicato, un cacciavite per impostare i dip switch, uno smartphone con connessione dati,
un qualunque dispositivo che rileva reti Wi-Fi, niente se ho un solo ingresso. Vi ricordo che la Micra Plus, diamo un aiutino, diciamo, a casa, la Micra Plus è il prodotto che ha quattro tasti con il display. Potete iniziare a selezionare le voci. Quante sono le risposte, Giorgio, esatte? Direi Una, che due. ma adesso vediamo un attimino quelli che dicono, magari potrebbe esserci anche più di una giusta. Io direi di chiudere il sondaggio e vedere un attimino come Vediamo hanno se... risposto. Ah, molto bene, il 60% ha risposto correttamente, giusto? Assolutamente sì, la risposta diciamo corretta o più corretta è quella evidenziata dal 60%. Quindi in realtà un qualunque dispositivo che rileva reti Wi-Fi, in maniera particolare per indicare uno smartphone, un tablet, un PC, è in grado di programmare una pulsantiera. Per chi per il 10%, per un 25% che invece ha risposto uno smartphone con connessione dati, non è vero, perché in realtà io creo una connessione punto-punto tra pulsantiera e cellulare, quindi a maggior ragione i dati non li utilizzo. L'ultima che ha risposto un 5%, niente, sono solo ingresso, in realtà è la seconda domanda che poteva essere anche parzialmente corretta, nel senso che in realtà se ho un solo ingresso, come vi ho detto prima, non è necessario configurarla, ma nel caso da Micra Plus, e come giustamente l'aiutino di Francesco, probabilmente volutamente l'abbiamo dato un attimino dopo, è che se io voglio inserire i nominativi sono obbligato a entrare in programmazione. Quindi entro in programmazione, non cambio i parametri, ma vado a inserire Mario Rossi, Luigi Verdi direttamente senza fare altro. Memorizzo e la mia configurazione, anche se velocissima, è stata fatta. Direi di chiudere, se per te va bene il sondaggio. Bene. Ok, e vediamo un attimino anche il modo in cui abbiamo pensato anche di aiutare gli amici installatori, nel senso che avendo un prodotto così valido, ok, facile da configurare, abbiamo pensato di rendere ancora ulteriormente più facile la vita del nostro installatore. Abbiamo anche realizzato una serie di, diciamo, di slide, come quella che vedete qua durante la presentazione, dove vogliamo far vedere come si programma che cosa, o meglio, quali sono le impostazioni per un impianto con due pulsantiere dove ho un ingresso principale e un ingresso secondario. Giorgio, Sì, dimmi abbiamo sulla Francesco. schermata ancora il sondaggio. Hai ragione, direi di chiudere il sondaggio. Perfetto, Ok, andiamo sbloccato. ottimo. Ok, vedi? Ancora no? Ho ancora il sondaggio sulla Ah sì, schermata. ok, perfetto. Sì, c'era un problema di connessione che c'è tanta gente, è stato un po' lento quindi il comando, ma adesso no, Ancora ancora. nulla. Adesso ho il sondaggio a schermo pieno. Niente ancora, eh? No, c'è No, c'è questo qualche. sondaggio che non vuole andare via. Non vuole andare via, c'è che si è bloccato un attimino. Vediamo un po', prova a riuscire a rientrare. Ok. Allora, vediamo un attimino. Riapro. No, c'è un comando che non sto Niente. aprendo, si è bloccato un qualcosa durante il Proprio sul sondaggio. più bello, tra l'altro. Sul più bello, sì, anche perché adesso volevamo ancora far vedere le ultime parti della presentazione, però si è bloccato a video. Infatti io vedo nel mio PC che il sondaggio non è più presente, ma vedo che sono collegato anche con l'utente che la presentazione c'è ancora presente. Sì, Quindi abbiamo ancora il probabilmente, sondaggio sulla videata. vero? Un attimo Vedi un po', soltanto se che vuoi provo a. Ok, uscire, ecco, adesso abbiamo la visione della tua provo un attimo ad webcam. entrare. Oh, Ok. molto bene. Vai. Arrivato? Perfetto, Sì, ok, c'è stato qualche ci problema di siamo. connessione, ma l'abbiamo La risolto. regia, Perfetto. la regia. La regia, ok, bene, bene. No, dicevo, abbiamo anche studiato una serie di meccanismi per aiutare ulteriormente l'amico installatore, quindi in questa slide facciamo vedere come impostare un semplice impianto dotato di due pulsantiere, quindi due ingressi, ok, un ingresso principale e un ingresso secondario. Oltretutto facciamo anche vedere che possiamo mischiare tutto ciò che fa parte dell'ecosistema 2Voice. Quindi in questo caso abbiamo una pulsantiera principale alfa,
e una pulsantiera secondaria micra, quindi principali di 0, secondaria ID 0. Noi dalle due schermate, quindi questo per ribadire che ormai stiamo, una volta abbiamo imparato a montare una pulsantiera, siamo capaci a montarle tutte, abbiamo che la 1083/48 è la pulsantiera alfa, 1784/3 le impostazioni della pulsantiera micra. Quindi una un'unica schermata vediamo schema blocchi più le impostazioni da effettuare sulle nostre pulsantiere. Sempre per aiutare ulteriormente l'amico installatore abbiamo realizzato tutta una serie di slide anche per impianti un po' più complessi. In questo caso questa è una configurazione valida per 4 ingressi principali, ok, dove che possono essere micra o alfa. In questo caso ho voluto far vedere le micra perché è il motivo del nostro webinar, dove abbiamo 4 pulsantiere a cui diamo il nome di 0 configurata di fabbrica, quindi sulla prima non andremo a toccare niente. Dopodiché avremo la postazione ID1, ID2, ID3, dove andremo a impostare ID1, ID2, ID3. Quindi un solo parametro da impostare sulla pulsantiera. Memorizziamo il nostro impianto, praticamente è funzionante lato pulsantiere. Ma lo stesso discorso l'abbiamo realizzato anche per impianti più complessi, quindi immaginiamo, utilizzato qua sopra, rappresentato come schema blocchi, un 2 ingressi principali, una serie di ingressi secondari, che non è nient'altro quello che prima magari Francesco vi ha spiegato, dove con anche impianti un po' importanti abbiamo la possibilità di inviarvi in un'unica schermata la programmazione e impostazioni da ripetere interamente sul vostro smartphone in maniera totalmente libera e molto veloce. Vediamo un attimino ancora la gamma di posti interni. Direi, che dici Francesco, li vuoi presentare, sì, tu? La gamma dei posti interni, parliamo delle apparecchiature che si possono abbinare ad un impianto indipendentemente dalle pulsantiere che andiamo ad installare, come per esempio le micra, e abbiamo il monitor, diciamo, più grande, il Vimodo, è un videocitofono da 7 pollici con comandi soft touch e ha a bordo un trasmettitore Yokis a 2 canali direttamente alimentato tramite il bus del sistema to voice. Tramite questi due tasti, il tasto 2 e il tasto 3 che si vedono lì, esatto, Giorgio li sta selezionando, possiamo abbinare dei moduli Yokis, tapparelle, luci e quant'altro, poi lo vedremo più avanti. Ha anche una funzione di muto temporizzato, ovvero premendo il tasto con la campanella sbarrata io silenzio la suoneria del videocitofono per sempre finché non lo vado a ripremere, ma in realtà poi abbiamo implementato una funzione simpatica. Per esempio, se io volessi per tutta la notte disabilitare la suoneria del videocitofono, mantenendo premuto il pulsante per 3 secondi, attivo una temporizzazione di 8 ore, mi pare di ricordare. Corretto, 8 ore, diciamo, la durata della notte, diciamo. La durata del sonno consigliato, almeno 8 ore è sempre bene dormire, consigliato. Quindi io per 8 ore disabilito la suoneria, passate le 8 ore, il videocitofono automaticamente torna a suonare. Poi la gamma di apparecchiature Miro, dallo spagnolo uguale, diciamo. Guarda, Miro, esatto. Quindi c'è il videocitofono classico con il microtelefono, che comunque non andrà mai in disuso, perché è consigliabile comunque utilizzarlo per esempio nelle strutture tipo uffici, caserme dei carabinieri e quant'altro, laddove il viva voce, che va un po' più di moda oggi, però non consente l'utilizzo corretto del videocitofono in condizioni di rumore, di sottofondo. Immaginiamo una scuola, una caserma dei carabinieri, avere il videocitofono con microtelefono è sempre utile. Poi il viva voce col display più piccolo, quello più utilizzato e richiesto, e poi la gamma di apparecchi audio, il citofono classico con la cornetta e il citofono viva voce, che è un prodotto anche molto apprezzato perché si riesce addirittura ad adattare sulle scatole 503. Corretto, grazie, grazie Francesco. Direi di vedere un attimino, estrapolare due modelli per far vedere. Come ha detto giustamente Francesco, abbiamo il Vimodo, che è un monitor 7 pollici, e il Miro, quindi 1719/1 e 1750/6. Entrambi sono compatibili con il Colmi, in quanto ormai il Colmi non è più solo una funzione tipica del videocitofono, ma è diventata di sistema.
Abbiamo la possibilità, grazie alla funzione Yokis Inside, di utilizzare i due pulsanti soft touch, come indicato da Francesco, che sono realmente un trasmettitore radio, oppure, grazie alla funzione Yokis Ready, di usufruire dei due contatti puliti abbinandolo a un trasmettitore esterno. Quindi andiamo a recuperare in un caso un trasmettitore due canali, nell'altro caso due comandi per collegare un trasmettitore esterno. Oltre alle versioni bianche, sono anche disponibili le versioni nere, molto carine, sia nella versione da 7 pollici, che nella versione più piccolina Miro da 5 pollici, 1750x6 e 1750x5. Quando indichiamo una funzione Yokis Inside, è giusto un esempio per farvi capire, ecco. La funzione Yokis Inside, quindi la possibilità di sfruttare due comandi soft touch, quando li possiamo utilizzare? Su un trasmettitore radio, ad esempio, possiamo dedicare che cosa? Un comando per le tapparelle, su, giù. Il videocitofono, tutto sommato, è l'ultimo apparecchio che incontro prima di uscire. Posso fare una centralizzazione radio quando premo tre pallini, ok, abbasso tutte le tapparelle. Ho anche un secondo tasto, potrei anche comandare delle luci, quindi prima di uscire voglio sincerarmi di aver spento tutto, ok, io lo abbino alla centralizzazione radio luci e a questo punto vado a spegnere tutte quelle che sono le luci abbinate a questo pulsante. Sono due comandi radio per infiniti ricevitori. Vediamo un attimino come si programmano i posti interni, ok, quindi il videocitofono all'interno in maniera molto semplice. Sul videocitofono, indipendentemente quale esso sia, ok, sul retro del monitor troviamo una che cosa? Due serie di banchi di DP switch, una versione da 8, ok, dove andremo ad impostare che cosa? Il codice dell'appartamento, quindi appartamento 0, ossia utente 0, utente 1, utente 2, utente fino a 126. Col secondo DP switch andiamo a utilizzarlo quando? Quando all'interno dello stesso appartamento abbiamo più di un dispositivo. Possiamo averli in totale all'interno dello stesso appartamento per un totale fino a 4. Quindi avremo il master, quindi il principale già preconfigurato. Nel caso in cui andiamo a inserire un secondo, un terzo, un quarto citofono, videocitofono nello stesso appartamento, andremo ad indirizzarlo. Questo perché ogni dispositivo all'interno del sistema Two Voice deve avere un identificativo molto chiaro, non uguale a quello di un altro. Direi che siamo praticamente quasi arrivati al Scusa termine della Giorgio, presentazione. prima Sì? delle domande, se torni indietro con la slide Certamente. semplicissima che fa vedere la programmazione del sistema Two Voice, alla fine non è nient'altro che la programmazione delle pulsantiere, come abbiamo visto, Urmet ha introdotto la programmazione avanzata con il Wi-Fi sulla gamma Alpha e adesso anche sulla gamma Micra. La programmazione del posto interno invece è meccanica. Questa è una cosa, diciamo, che potrebbe sembrare anacronistica, ma in realtà è molto comoda, soprattutto sugli impianti, sulle ristrutturazioni, per esempio, dove Urmet, diciamo, è un po' il sistema più preferito dagli installatori, perché io ho la possibilità, appunto, impostando i DP switch, di programmarmi l'apparecchio senza alimentazione a banco e poi entrare nell'appartamento, attaccare i due fili e appendere il videocitofono al muro, entrando una sola volta dentro l'appartamento. E sappiamo bene che nelle ristrutturazioni è difficilissimo trovare tutti gli appartamenti aperti contemporaneamente. Quindi il fatto di poter entrare una sola volta nell'appartamento, installarlo e programmarlo senza tornarci più è un punto, diciamo, di forza di questo sistema. Alcuni competitor che avevano la programmazione elettronica, diciamo, hanno introdotto anche loro questo tipo di configurazione che indubbiamente è comoda sull'impianto. Grazie Francesco, quindi è un vantaggio sicuramente il fatto di poter programmare un dispositivo anche senza alimentazione. Quindi io me lo posso fare comodamente a banco e, come ha detto giustamente Francesco, andare in appartamento un'unica volta, posizionarlo ed E effettuare. immaginiamo anche di tornare su questo appartamento o magari su un impianto Urmet che non avete installato voi, ma che ha installato un vostro collega. C'è la necessità di aggiungere, per esempio, un altro videocitofono. Io posso semplicemente andare ad aprire il videocitofono esistente, leggere i DP switch come sono impostati. Sul nuovo apparecchio gli do lo stesso indirizzo, il banco da 8 deve essere uguale, e poi vado. Abbiamo detto che i DP switch 1 e 2, quelli colorati in blu, identificano l'appartamento che ha più di un apparecchio. Quindi vado, per esempio, sul nuovo apparecchio ad alzare il DP switch numero 2 e il banco da 8 lo copio dal videocitofono esistente. Un'altra
Un'altra cosa che rende semplice l'intervento su un sistema to voice, anche se non avete fatto voi l'impianto. Assolutamente sì. Perfetto, direi che siamo arrivati alla parte di domande e risposte. Non so se sono arrivate delle domande tu che hai visto la chat, che magari, o che Allora, magari vediamo. arrivano a te sovente da installatori che magari vogliamo condividere, ecco. Allora, vediamo un po'. Allora, abbiamo una domanda che è una domanda che ricorre sempre, perché effettivamente non ne abbiamo fatto menzione, ovvero esiste per la gamma Micra dei tettucci parapioggia? Quindi voglio. Esistono i tettucci parapioggia, Io ti Giorgio? direi assolutamente no, ma penso anche per un motivo ben specifico, nel senso che, come abbiamo visto prima dalle slide, la Micra, tra virgolette, ha un grado di protezione per quanto riguarda le versioni monobifamiliari IP55 e arriviamo addirittura a IP65 le versioni a quattro tasti digitale. Questo cosa significa? Che tutta la tecnologia che abbiamo inserito molto performante all'interno a livello di elettronica, l'abbiamo protetta bene. Quindi abbiamo creato all'interno della pulsantiera un sistema di guarnizioni di canaline che fanno sì che anche se il muro magari non è perfettamente finito, quindi è molto ruvido, eventuali infiltrazioni non vanno a toccare, tra virgolette, la parte interna. L'unica cosa che Ecco, giustamente diciamo magari. che gli installatori hanno, non so chi ha fatto questa domanda, però effettivamente non esiste un accessorio, un tettuccio parapioggia per questa pulsantiera, quindi potrebbe essere, non so, una pecca oppure un accessorio da consigliare ad Urmet di farlo, però diciamo che il prodotto a livello costruttivo, come ha detto anche Giorgio, e vi invito veramente a provarlo perché la gamma Micra è un prodotto favoloso, tra l'altro anche dei costi abbastanza contenuti perché la proponiamo sia nelle versioni two voice, ma sia nelle versioni anche nei kit, quelli tra virgolette low cost, troverete disponibile la Micra 2. Quindi veramente è un invito a provarla. La guarnizione che c'è sul retro della scocca della pulsantiera è una gomma che si adatta a tutte quante le superfici di 3 o 4 mm, quindi ha veramente aderisce un po' a tutte quante le tipologie di muro. Ovviamente se avete il mattoncino che sporge di più, lì dovrete fare una piastra o quant'altro, però comunque il tettuccio proprio per il grado di protezione all'acqua, il grado 5 è ai getti d'acqua, quindi è diciamo un grado di protezione importante, vi permette di non dover utilizzare l'accessorio del tettuccio parapioggia. Ok, poi Perfetto, c'è grazie. un'altra Qualche altra domanda, domanda? Ah, ok. sì, questa è relativa, questa è anche una domanda simpatica, dove ci chiedono se la pulsantiera Micra ha quattro tasti, quindi sarebbe la Mi 1784/3, quella a quattro chiamate, è possibile utilizzarla per impianti monofamiliari? Allora, Sì, chiaramente ti scusate. direi che a quattro tasti verrebbe da dire che è per solo quattro famiglie. Ma assolutamente io direi di sì. Se avete avuto modo prima di apprezzare il modalità di programmazione, avete anche visto che noi possiamo associare a ogni singolo tasto l'appartamento che vogliamo. Quindi immaginando voi in famiglia, ad esempio, Francesco, voi quanti siete? Noi siamo quattro, quindi c'è cioè Edoardo, Sofia, mia moglie ed io. Sì, diciamo che abbinando tramite la programmazione Wi-Fi, abbinando al tasto l'utente 0 per tutti quanti i tasti, quindi utente 0, utente 0, utente 0, utente 0, io quando vado a premere uno qualsiasi dei tasti, la chiamata va sempre al posto interno che ha il dip switch come utente 0. Quindi questa cosa è fattibile. Ovviamente. Avere quattro tasti per una sola famiglia potrebbe essere un problema, però laddove io posso premere qualsiasi tasto e fare sempre la stessa chiamata, alla fine quei quattro tasti è come se ne fossero uno solo. Ovviamente si utilizza in questo caso la teatralità della pulsantiera Micra Plus, perché è una pulsantiera che veramente dà un vantaggio dal punto di vista proprio di percepito dall'utente finale, il fatto di avere il display con i nomi, il fatto di avere per esempio il feedback vocale
La sintesi vocale è molto bello, poi vederla funzionare, come ti avvicini tramite il sensore di prossimità, si retroillumina, si illumina la pulsantiera e poi premendo i tasti la pulsantiera emette proprio una voce femminile, chiamata in corso, la porta è aperta, cioè vi dà dei feedback proprio. Infatti la selezione delle lingue, Giorgio, era proprio per far sì che se io la metto in modalità francese, dice, boh, non so come si dice in francese, la porta aperta, però lo ripete in francese, La quindi porta è ouverte. era la porta è aperta, La vabbè. porta è ouverte, sì. Ouvert, vedi come sei poliglotta. Poliglotta, mi Ok, lancio a quest'ora. Sì, le domande sono terminate, direi che anche perché effettivamente siamo andati un po' avanti abbiamo come orario. sforato, abbiamo sforato. Sì, però spero che comunque le future slide alla fine, direi che siamo arrivati alla conclusione del nostro webinar. Quindi voglio ringraziarvi innanzitutto per la fiducia che ci avete accordato partecipando a questo webinar. Sicuramente anche ringrazio Francesco che è stato un elemento molto utile Grazie a te, Giorgio, sei sempre fantastico. speriamo di aver dato informazioni utili ai nostri amici installatori per far sì che o magari idee per opportunità di business vengano fuori anche grazie alle nostre pillole che abbiamo dato. Ed Vi io, prima di ricordo, salutarvi, vediamo voglio qua. assolutamente invitarvi alla prova del prodotto, domani mattina. Recatevi dal vostro grossista di fiducia per acquistare un kit Micra oppure contattate un consulente tecnico-commerciale Urmet della vostra zona che sicuramente vi riserverà delle condizioni commerciali per voi vantaggiose. Mi raccomando. Ok, vi ricordo che ancora prima della chiusura che arriverà a breve potete scaricarvi la presentazione direttamente. Questo è l'ultimo webinar di quest'anno, quindi vi diamo un arrivederci al 2022 con le novità di Urmet. Saranno tante, saranno spalmate durante l'anno, quindi vi invito a tenervi aggiornati sui prossimi eventi anche attraverso la nostra rete commerciale, ok? Oppure anche direttamente sul nostro sito nell'area News Eventi e Formazione. Direi a questo punto di ringraziarvi tutti quanti, arrivederci al prossimo webinar. Grazie a tutti. Grazie a tutti e arrivederci e buona serata.